Ben ritrovati e ben ritrovati a tutti, continuiamo la nostra lettura del Cantico con il secondo canto dell'Amata 3.1.5 che completa il primo canto iniziato al capitolo 2 al versetto 7 che abbiamo già commentato. Leggo i primi cinque versetti dunque del capitolo 3. Sul mio letto nella notte ho cercato l'amor della mia vita, l'ho cercato ma non l'ho trovato, mi alzerò e farò il giro della città, per, la stra per le strade e per le piazze. Cercherò l'amor della mia vita. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno trovato le sentinelle che fanno la ronda in città. Avete visto l'amor della mia vita? Le avevo appena oltrepassate. Quando trovai l'amor della mia vita, lo stretto forte non lo lascerò finché non l'abbia introdotto in casa di mia madre, nella stanza nuziale di colei che mi ha concepito. Vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle, per le cerve dei campi, non svegliate, non destate dal sonno l'amore finché non lo desideri. Siamo adesso di notte, siamo passati dalla campagna in città. I due sono a letto insieme, e il tema è quello di cercare e trovare, o meglio cercare e non trovare. L'oggetto della ricerca, per quattro volte, lo si ripete, è l'amor della mia vita. Il poema va preso per quello che è, senza stare a discutere in modo moralistico sul fatto che i due fossero o non fossero sposati. Si tratta di questioni fuori luogo, tra l'altro nell'antico Israele vi era una fase del fidanzamento ufficiale nella quale i rapporti intimi erano quant'altro tollerati. I due amanti sono uniti nel loro letto, ma in, a un certo momento ci si accorge di un'improvvisa assenza di lui in questo caso e nasce così la ricerca. Sul mio letto nella notte ho cercato l'amor della mia vita. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. La notte è il tempo dell'intimità, dell'amore, ma il letto della donna è improvvisamente vuoto. Il poeta non sta raccontando una storia reale, sta suggerendo immagini proprie dell'amore di ogni tempo. Cercare il proprio amato è un luogo comune, tipico della poesia di amore. Tra l'altro, questo verbo trovare. Era già stato usato in Genesi 2:20 a proposito dell'uomo, quando Dio crea la donna, dove si sottolinea che non trovò Dio un aiuto corrispondente a lui. Se nel racconto della Genesi è in qualche modo l'uomo a cercare la donna, qui è la donna a cercare l'uomo. L'assenza dell'amato, la sua ricerca, suggeriscono quei misteriosi movimenti dell'amore che conosce a volte anche i tempi della separazione e quel desiderio che muove l'amore stesso. In un secondo tempo, quando il cantico verrà definitivamente accolto come testo sacro, questo movimento del cercare e del trovare ha suggerito agli interpreti del cantico accostamenti di carattere allegorico con il ben noto tema biblico della ricerca di Dio. Ma la donna non sta cercando Dio, quanto il suo amato. È attraverso la ricerca dell'amato, potremmo dire, che la donna giunge a cercare Dio. E potremmo aggiungere: cercare l'amore in fondo è cercare Dio stesso. Lo, ri lo rivedremo tra poco. Un eco di questo episodio, di questo testo del Cantico, è probabilmente nel capitolo 20 di Giovanni, la ricerca che Maria di Magdala fa del Cristo che crede morto e scopre poi risorto. Il Vangelo di Giovanni al capitolo 20. Al versetto 2 la donna prende una decisione inaudita. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze, cercherò l'amor della mia vita, l'ho cercato, ma non l'ho trovato. Alzarsi e mettersi a girare di notte per la città è immagine delle difficoltà dell'amore. La donna corre il rischio di passare per una prostituta, la città di notte è deserta e pericolosa, ma la donna non indietreggia dietro alcun rischio a costo di sembrare folle. Ai versetti 3 e 4 le uniche presenze umane che la donna incontra nel buio della notte sono le sentinelle che fanno la ronda per la città. A loro la donna si rivolge ma il suo appello cade nel vuoto. Avete visto l'amore della mia vita? Ma le sentinelle non rispondono, i loro passi si allontanano. A questa forza armata delle sentinelle, incapaci di riconoscere l'amore, si contrappone in modo ingenuo e appassionato la domanda della donna. Ma ecco che in un luogo imprecisato, senza una ragione apparente, la donna ritrova il suo amato, lo stringe forte a sé e non vuole più lasciarlo. Più complesso è il finale del versetto 4, quando si legge: Lo stretto forte e non lo lascerò finché non lo abbia introdotto in casa di mia madre, nella stanza nuziale di colei che mi ha concepito. La donna vuole condurre l'uomo in casa della propria madre, evidentemente per unirsi a lui. Forse ci si riferisce a un'usanza ricordata in Genesi 24:67. La prima notte nuziale veniva consumata nella camera materna. Ma tutto ciò acquista qui un valore metaforico. La camera nuziale della madre è un inserimento dei due amanti nella matrice della vita. È un ritrovare le radici della coppia al di là della coppia stessa. Rappresenta il comprendere che l'essere coppia Rende l'uno partecipe della famiglia dell'altro, osso delle mie ossa, come diceva Genesi 2:23. Si osservi. Che nel cantico dei cantici manca sempre un po' stranamente la figura del padre di lei forse una voluta o una velata critica all'autorità paterna all'interno della famiglia patriarcale del tempo ad ogni modo il riferimento alla camera nuziale e al concepimento sottolinea il valore della vita il valore dell'amore come forza di vita e questo piccolo brano si chiude con il ritornello del risveglio. Non svegliate l'amore, vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle e per le cerve dei campi. Abbiamo già parlato di questo aspetto: le gazzelle e le cerve dei canti come una possibile velata allusione al nome di Dio. Il rito... <coughs> scusate, il ritornello. Presuppone un'unione già avvenuta, i due sono ritornati insieme e si sono addormentati insieme. Si è passati a una dimensione di ritrovamento. L'amore, è importante notarlo, alla luce di questo testo, acquista una dimensione di ricerca fino a costo, fi, fino a, fino a costo di sembrare folli, di sembrare pazzi agli occhi degli altri, le sentinelle. L'amore è anche segnato dalla fiducia che questa ricerca troverà il suo appagamento e l'amore potrà celebrare il suo trionfo. L'amore dei due amanti è una sorta di parabola della ricerca umana nei confronti di un Dio che continuamente ci sfugge e sembra nascondersi. Ecco Giovanni 20: Donna perché piangi? Chi cerchi?, dice Gesù a Maria di Magdala. Soltanto chi accetta la gioia e insieme il rischio della ricerca dell'amore troverà davvero l'amore. È in questa chiave che questo testo di 3.1.5 verrà usato dalla tradizione cristiana antica come metafora del cercare l'assente, cioè dello spendere se stessi nel cercare quel Dio che si ama e dal quale si è amati.